Ciao, sono Mariano di videozappo.com. Utilizzo l'Action Candy Insta360 sin dalla prima One X, ma con la nuova X3 per la prima volta posso vedere chiaramente quello che sto facendo senza utilizzare il telefono. Ebbene sì, Insta360 ha presentato una nuova Action Cam a 360 ⁇ questa nuova X3 sulla carta sembra addirittura meglio della RS da un pollice a 360 ⁇ ma tutto questo entusiasmo è giustificato. Insta360 mi ha inviato gratuitamente questa X3 e mi ha chiesto di realizzare un video, quello che stai guardando, dove ti spiego le caratteristiche di questa nuova... Action Cam. Iscriviti al canale perché a brevissimo realizzerò degli altri contenuti molto interessanti e soprattutto ti mostrerò dei casi pratici di utilizzo di questo nuovo apparecchio. La differenza più appariscente tra la ISA 360x3 e la One X2 e il display. Sulla X3 abbiamo questo display comodissimo, grande 2,9 pollici. L'interfaccia si vede benissimo, è comodo per verificare quello che stai facendo, le impostazioni della macchina, anche se sei in manuale. Se hai qualche capello bianco o una vista non perfetta e nel mio caso ho entrambe queste caratteristiche, apprezzerai tantissimo questa novità. Anche al sole lavorare con questo display è davvero un piacere. Io ti direi che già solo questa caratteristica per alcuni tipi di utilizzo è più che sufficiente per giustificare un upgrade dalla X2 alla X3. Sono cambiati gli obiettivi, sono leggermente più grandi, sono stati ridisegnati e sono un pochino più luminosi, i sensori sono di poco più grandi ma soprattutto hanno una risoluzione maggiore. Sono arrivati... A 48 megapixel. Tutte queste caratteristiche insieme hanno portato a una qualità dell'immagine leggermente superiore, può scattare foto da 72 megapixel e timelapse fino a 8K. E questo appunto è stato reso possibile dall'incremento di risoluzione di densità dei sensori. Sono state introdotte delle nuove modalità di ripresa e in particolare ti segnalo la modalità Me e la modalità con un solo obiettivo. Entrambe producono un'immagine, tra virgolette, tradizionale, dunque non a 360 ⁇ Pronta per essere utilizzata, nella modalità MI abbiamo il selfie stick che diventa il centro dell'inquadratura, per cui tiene sempre inquadrato te che regge appunto il selfie stick. Hai un minimo di libertà in post-produzione per rinquadrare, ma è piuttosto comoda per questo genere di ripresa. Così come la modalità: Utilizza un solo obiettivo che trasforma questa macchina a 360 gradi in qualche modo in una action cam più tradizionale. Hai un pulsante dedicato per accedere a questa funzione, un pulsante per la registrazione, quello di accensione, e quello per accedere alle preimpostazioni. Dunque, tanti pulsanti in più rispetto alla X2. È cambiato e direi finalmente lo sportellino che protegge il connettore USB. E rimuovendo lo sportellino stesso, puoi utilizzare un adattatore audio che è quello che stai vedendo in questa configurazione, attaccato al Rode Wireless Go 2 che si attacca a posto dello sportello perdi l'impermeabilità ma guadagni la possibilità di utilizzare un microfono esterno la qualità dell'audio è decisamente migliorata rispetto alle versioni precedenti e con questo adattatore di Ulanzi puoi utilizzare il Rode wireless go 2 che diventa completamente invisibile perché è nascosto nella linea di stitching la linea che unisce le due immagini iscriviti al canale perché a brevissimo pubblicherò contenuti girati con questa One X3 dove ti mostro nella pratica molte di queste caratteristiche è una macchina robusta ti direi adatta all'azione puoi immergerla senza alcuna custodia fino a 10 metri la parte più esposta sono evidentemente gli obiettivi che però puoi proteggere con delle protezioni adesive e dunque anche questo particolare che se vuoi è il punto debole viene comunque protetto puoi anche acquistare l'apposita assicurazione di ISTA 360 che ti protegge dai danni accidentali la batteria somiglia a quella della X2 ma è di capacità maggiorata dunque non puoi utilizzare le vecchie batterie su questa nuova macchina però è ben disegnata e dura a lungo rischi di arrivare a fine giornata se non ne fai un uso esagerato. Utilizzare una macchina a 360 gradi come questa X3, dalle buone prestazioni, può darti grossi vantaggi anche nelle riprese d'azione. La funzione di Horizon Lock ti permette di avere l'orizzonte sempre livellato, e questo a prescindere da come inclini la macchina, dunque, non soltanto se la ruoti, ma anche se la inclini in avanti e indietro, che è una cosa che con le action cam tradizionale è impossibile. Riprendere a 360 gradi non dà limite alla stabilizzazione perché appunto è tutto ripreso e può stabilizzare senza un reale limite. Tra virgolette il sensore non finisce mai, e in effetti la stabilizzazione di Insta360 è davvero impressionante. L'app di Insta360, così come Insta360 Studio, ti mette a disposizione una funzione di tracking che è in grado, senza il tuo intervento manuale, di seguire un oggetto o tu stesso che stai facendo una azione. Il selfie stick, se montato, perpendicolare alla macchina, ovvero semplicemente se lo avviti scompare. Dunque puoi avere un punto di vista fluttuante, un cameraman inesistente che ti inquadri. L'app di Insta360 è facilissima da utilizzare e piena di funzioni interessantissime tra le quali la possibilità a mio avviso è una delle più interessanti di rinquadrare le riprese in post produzione puoi farlo con l'app puoi farlo con Insta360 Studio puoi farlo con strumenti professionali nello specifico il plugin per premiere che è il flusso di lavoro che utilizzo io e questa caratteristica ti permette di decidere in post produzione non solo l'inquadratura ma il rapporto d'aspetto dunque se vuoi fare un video verticale uno orizzontale e uno quadrato non dovrai farlo ingrandendo il soggetto o mettendo delle barre nere ma potrai rinquadrare con il massimo della libertà e nelle riprese d'azione questa possibilità del reframe è molto importante perché tu magari stai concentrato nel guardare in una direzione stai inquadrando da quella parte ma con la isa 360 x3 hai la possibilità poi in post produzione di prendere un'azione che magari si svolge completamente dal lato opposto perché appunto hai inquadrato tutto e questo ti rende disponibili anche movimenti di macchina che altrimenti sarebbero praticamente impossibili da realizzare. Molto interessante è anche la nuova modalità Active HDR che incrementa la gamma dinamica, si dice tecnicamente, ovvero ti dà più dettaglio nelle alte luci e più dettaglio nelle ombre a condizione che ci sia una buona illuminazione. È sufficiente anche una giornata coperta ma in esterni. Tutta questa flessibilità ovviamente ad un costo, e non parlo di un costo economico, i 5,7k del video che può produrre questa One X3 sono ripartiti su 360 ⁇ per cui se tu vai a stringere troppo con lo zoom l'immagine perde dettaglio. Finché resti su una visione molto ampia questa qualità è ottima e... Puoi non accorgerti della differenza rispetto ad una action cam tradizionale. Quando invece vai a stringere il campo, la tecnologia a 360 gradi ti fa pagare il prezzo di una nitidezza inferiore. E a proposito di prezzo, quanto costa questa X3? Ti lascio nella descrizione qui sotto il link, è un link di affiliazione come tutti gli altri che trovi nella descrizione. Dunque, acquistare da questo link a te non costa neanche un centesimo in più, anzi, in alcuni periodi ti viene regalato un accessorio. Ma contribuisci al sostentamento del mio canale. E questo utilizzando il link che trovi nella descrizione e nel primo commento e tutti gli altri link. Della descrizione: Se mi segui su Telegram, ti segnalo anche con puntualità tutte le offerte che ti permettono di risparmiare ulteriormente. Ma questa X3 costa poco più della metà della One RS da un pollice a 360 gradi. Sono due apparecchi differenti, destinati a casi d'uso differenti. Ti parlerò a brevissimo delle differenze di caratteristiche e da quello che puoi aspettarti da ciascuna delle Insta360 attualmente disponibili questa x3 è un'evoluzione della x2 è adatta all'azione è adatta al vlog è fenomenale se devi realizzare questo tipo di contenuti per piattaforme che richiedono rapporti d'aspetto differenti con una X3 puoi girare lo stesso video e poi pubblicarlo in orizzontale su YouTube e, per esempio, in verticale fare un estratto per uno short su YouTube che è appunto è verticale, una storia su Instagram o una reel per Instagram. E tutto questo con una facilità estrema e scegliendo lo strumento da utilizzare per la post produzione che nel caso di Insta360 ti viene anche fornito se vuoi gratuitamente perché l'app di Insta360 ti permette di fare tutto questo così come puoi farlo con Insta360 Studio. Vale la pena aggiornare dalla X2? Questa cosa dipende dalle tue necessità. Il display è sicuramente un passo avanti molto grande, la modalità Active HDR funziona molto molto bene, è chiaro che altre specifiche sono rimaste molto simili, alcune funzioni come le nuove modalità di inquadratura sono evidentemente comode e sono delle implementazioni software, ma c'è da aspettarsi che Insta360 non rilascerà. Un aggiornamento firmware per la X2 che ti permetta di utilizzare queste nuove funzionalità. Spero di essere smentito dai fatti, ma onestamente non ci conterei. Ad ogni modo, l'offerta di Insta360 inizia ad essere ben differenziata ed ognuno può trovare l'apparecchio adatto alle proprie esigenze e non è così scontato capire quale sia questo apparecchio dunque iscriviti al canale perché la comparazione di queste macchine sta già dando dei risultati perché delle prove ovviamente le ho fatte che non sono poi così scontati ti ricordo il link nella descrizione e nel primo commento per controllare il prezzo della X3. Intanto, da un'occhiata al video che ho dedicato alla One RS con la mod da un pollice. Grazie per aver guardato questo video. Dammi una mano col canale, condividi tutte queste informazioni. Metti un bel like, iscriviti o abbonati al canale. Ma soprattutto ricordati, non smettere mai di imparare. Ci vediamo nel prossimo video.